Allora, io ho sempre ascoltato molta musica in generale, okay. Anche per dire la passione poi per il DJ, la DJ, è nata perché vivevo a Ferrara, è arrivato un ragazzo in casa mia comunque che frequentava la mia coinquilina, lui faceva il DJ e diceva, ah ma è una gran selezione, ma come fai a conoscere questo pezzo? Se vuoi ti insegno, se ti interessa fare la DJ ti insegno un po' a smanettare. E lì un po' per caso è nata... Bella storia! Io avevo un padre chitarrista, quindi un po' è nato da lì la passione per la musica, quindi inizialmente era più un ascolto sul rock, hard rock, eccetera. Okay. Poi quando sono cresciuta, soprattutto dopo la scuola, ho cominciato un po' a sperimentare vari generi, mi passavano dalle cartelle di musica anni 90, cose così. Poi ho lavorato 3 anni al Cassero, di Bologna, okay. E lì ho cominciato a sentire veramente una pluralità di musica veramente enorme, lì è iniziata la passione per la techno. E lì poi uno dei Poppen, che sono una squadra di DJ di Bologna, okay. Che fanno più musica trash in realtà, oppure pop, e così, mi ha insegnato a suonare, e lì è partita proprio la passione per la techno, era tipo 2010. Ok, 2020. Quindi entrambe comunque siete state influenzate da persone vicine, comunque da situazioni che avete vissuto. Sì, ok. Sì. E poi come si è evoluta, ecco, il fatto di dire, ok, mi piace questo, vado a farlo, ecco, come è stato il passo? Ma lì ad esempio, sempre per quanto riguarda me Ferrara, e perché questo anche ragazzo lavorava comunque in un locale, okay. Quindi da lì, tipo un orario aperitivo, quindi quando non c'era molta gente, andavo col mio computerino, cioè mixavo veramente con Traktor dal computer, e poi mi segnavo le canzoni su un foglio, quando le avevo suonate le cancellavo, cioè era proprio, ero tenerissima, come faccio a dire. Sì, bellissima, no, bella me. Come... E poi da lì, tornando a Bologna, un po' nei locali, comunque dici, vabbè, mi piace, quindi voglio continuare a condividere questa passione con il pubblico. Cioè, Per me è iniziata quando ho sentito la prima volta Helen Alien. Al Cassero, lì proprio passione sfegatata, partita. Poi lei la seguo veramente, lei non mi sopporta più perché parlo sempre. Però è nata lì e quindi lì ho i miei risparmi per la prima console, appunto in quegli anni lì, e così si è iniziato, appunto era il 2012, quindi sento lei per la prima volta, no, devo fare questa cosa nella vita, e quindi sì. Come è stato poi il fatto, no, di unione, quindi l'incontro, come vi siete conosciute? Noi ci siamo conosciute in un locale a Bologna che si chiama Granata, in cui io lavoravo lì dentro. E abbiamo iniziato a parlare un po' appunto della musica techno che ci piaceva a tutte e due, poi sai, quelle cose che si dicono, ah sarebbe bello poi suonare insieme, se poi diceva non faremo mai. E una volta tipo io dovevo fare un set lunghissimo, non volevo farlo da sola, ho detto se ti va di venire a suonare per questo evento vieni anche te. E da lì poi comunque siamo diventate amiche, bello. Ci siamo viste tipo a casa mia, e anche il nome Under the Bed ad esempio è nato perché io a casa avevo il letto a soppalco e quindi noi suonavamo letteralmente sotto a un letto. Geniale, bellissimo, sì. Fantastico. Sì. Come vi siete trovate anche a livello tecnico, comunque di a livello proprio musicale, ecco, perché immagino poi i gusti saranno diversi, comunque ogni persona è diversa una dall'altra. Come riuscite a connettervi a fare poi un flusso unico, ecco? Allora, siamo partiti come... complesso. Noi andiamo molto d'accordo in generale, quindi anche a livello di organizzazione, chi fa cosa o come, ad esempio lei... spontaneo, sì, anche dividerci. E anche abbiamo molta fiducia l'una nell'altra, quindi magari io mi occupo più di una cosa, lei di un'altra, io non sto neanche a fare troppe domande, lei neanche. Sei sicura che comunque lei fa quella cosa, la fa bene, come magari vuoi anche te. Sì, ecco, sì, quindi siamo molto... E questo ci fa risparmiare un sacco di tempo, perché comunque a volte... E poi vabbè, invece per quanto riguarda i generi musicali, effettivamente soprattutto in partenza eravamo molto diversi, quindi anche i nostri set erano super dinamici, perché insomma lei faceva una cosa di un certo tipo, di un'altra. Invece abbiamo notato che nel tempo ci siamo influenzate a vicenda, quindi ogni tanto capita anche, cazzo ma c'hai tu questa canzone? E ti passi il tizio, senti come, bello, ma questa vuol dire cercare anche simili, e poi parti in treno. Sì, diciamo che anche lei è diventata un po' più trash, perché io comunque sono un po' più tamarra, diciamo, e lei è un po' più profonda, così, e io di conseguenza calmata. Quindi anche i nostri set adesso sono molto più equilibrati, ecco, diciamo così. Sì, sì. Quindi diciamo l'esperienza poi vi ha fatto conoscere meglio anche tra di voi, e vi siete anche innamorate tra di voi, perché poi se te vedi una persona che mette quel genere musicale, no? Con quella passione, ti fa capire proprio
l'emozione, esatto, eccetera, poi l'altra persona sicuramente viene apprezzata. Sì, sì, è normale. Sì, sì. Come vivete il rapporto col pubblico? Ecco, quando andate a suonare, se chi è più scalmanata, chi è più tranquilla? Lei è scalmanatissima. No, io sono proprio una cavolo di introversa, quindi okay, cioè, sono molto chiusa. Io sono la giullare. Vabbè, vi dovete anche un po', no, compensare, sì, anche in quello. Sì, sì, sì. Sì, okay, no, poi devo dire che all'inizio era veramente una paranoia comunque dover suonare davanti a della gente, chiaramente non alzi neanche lo sguardo, certo, sei lì serio, musonito, quindi mi è stato anche fatto notare, dice dai, ma sorridi di più, guarda, okay, il pubblico, cioè comunque crea anche delle parte, sinergie, magari, certo, sì, esatto, sì, sì, quindi da lì un po' ti sblocchi, poi la strezza prima di un set c'è sempre, sì, io crampi ai piedi, cioè comunque fanno le ginocchia, a incartoccirmi, cioè proprio, però dopo chiaramente anche ci prendi, certo, la mano, anche perché poi se no appunto il divertimento è proprio quello, no, essere, fare quella cosa lì ma nella serenità più totale, esatto, poi sì, non sì, potrà sì, mai essere sempre sereno al 100%, perché poi c'è, no, anche perché che gusto c'è poi dopo, no, no, esatto, un po' di ansia, brava, esattamente. Se c'è un'altra passione che avreste coltivato o se c'è già una che portate, sì, insieme alla musica, sì, sì, ah beh, io, okay, sono una grafica, quindi diciamo la mia, il mio core comunque di vita, okay, è quello anche. Bello. Quindi, e la porto anche all'interno del nostro progetto, appunto, perché noi comunque autoproduciamo tutto, tutto dalle, okay, grafiche ai visual, cioè, bellissimo, creiamo anche un'esperienza che è un po' più a 360 gradi, perché, okay, quando anche andiamo a suonare, noi appunto abbiamo i nostri visual che sono Bologna rossa specchiata, tutto un po', okay, un po' strano, e anche quello ci piace per rendere, diciamo, l'esperienza più audiovisiva, quindi a 360 gradi. Sì, anche un po' gradi, più originale anche. Poi, esatto, siete ancora più voi a 360, perché, sì, poi, come posso dire noi in questo progetto, quando vai a fare poi un qualcosa solo voi, tutto poi è maggiorato, no? Tutto, il, sì, la felicità poi ti dà quella cosa lì. Sì, quindi è veramente bello questo aspetto. A me appassiona molto video editing e, okay, poi dipingo, specialmente origami. Bellissimo, fantastico. Il disegno li dipingo, sì. Okay. Quindi all'inizio erano più miscolini, triangoli così, e mi sono appassionata tantissimo agli origami. Okay. Quindi c'è, mi è nato sto trip che è solamente origami, tipo non so, ho fatto il volo delle rondi, no, delle rondi, delle gru, con tutte, okay, le varie, cioè vabbè, no, tripoli, sì. Bellissimo, bellissimo. Sì, sì. Io allora vi ringrazio, spero che siate state bene a Open Hour, e quando volete passare siete benvenute. Grazie. Grazie.